di Avellino avvia le squadre al centro del campo ed è il big match di questa giornata, lo scontro diretto tra due squadre che... Continua a mettere in gioco da parte della squadra di casa che avanza, palla che viene conquistata a centrocampo. Poi abbiamo Pescheta, Pegno, Zerillo, Pisano. In panchina abbiamo la seguente formazione. Abbiamo in effetti Girolamo, Callisto, Zerillo, Bellu, Forgione, Secu, Colucci, allenatore Ciro. Intanto passaggio arretrato. Il sinistro, pallone che viene deviato. Di nuovo in gioco la squadra della Welcome United in azione in questo momento. Sposta il pallone Ciampa, pallone che viene perso. Recupera ancora Borrillo, palla per Pegno. Molinara in azione. La sfera per Savu. Stavo in gioco, passaggio arretrato, gioco orizzontale della squadra ospite. Ricordo che in pratica sono delle due formazioni che concorrono per vincere questo campionato. La sfera a Pisano, il suo dribbling, perde palla, ancora in azione, la palla in profondità, di nuovo in gioco. Vediamo lo svolgersi dell'iniziativa a centrocampo. La triangolazione con Sain, la Welcome United in area di rigore e ottiene la palla termina fuori, fondo area. Siamo nei primi minuti di gioco, 0-0 il risultato tra la squadra di calcio. 0-0 il risultato tra la squadra di calcio della Welcome United e il Molinara. Molinara che adesso riparte dalle retrovie. Cerca di portarsi in profondità, ecco nelle immagini la difesa col proprio capitano, lancia il pallone a Savu, c'è una triangolazione, Molinara in azione, cerca di filtrare palla, ma la sfera viene fermata da Catania, ecco nelle immagini, Catania, primo piano per lui, Catania, di nuovo in azione. Ottimo lavoro compiuto da Sain, la sfera ancora per il rossoblù, in gioco, intercetta la sfera, in questo modo Touré si lancia in avanti la squadra della Welcome United, pallone che però ottima l'iniziativa, ottima l'idea, la sfera termina fuori, rimessa laterale, 0-0 il risultato, si riparte con i rossoblù in azione di gioco. In difesa prosegue molto bene, bellissima questo dribbling da parte di Ciampa, passaggio arretrato al portiere, di nuovo in azione la Welcome United che riparte dalla difesa. La palla da parte di Besana, poi è la volta di Dallad, sfera che termina fuori, rimessa laterale. Si prosegue con il Molinara in azione. Lancio ai limiti dell'area di rigore. Attenzione, il Molinara cerca di poter piazzare la palla al centro con Savu. Passaggio arretrato, poi a centrocampo. Perde deconcentrazione. La finta da parte di Sissé. Ancora in azione Pisano. Affronta l'area di rigore, ma c'è un disguido con l'attacco. La palla viene ripresa da Dallab, di nuovo in azione la squadra della Welcome United, pallone in area di rigore, attenzione, fuori gioco secondo l'arbitro, fuori gioco, si riparte quindi con un fondo area, in gioco ancora la squadra della Welcome United in azione in questo momento, nuovo in gioco. La Welcome United prosegue molto bene, si gioca a centrocampo, una palla diretta verso l'area di rigore, c'è un dribbling, poi c'è un tiro finale con il Molinara che detiene il possesso palla e tenta di sorvolare in area di rigore con Pegno che viene intercettato, ottimo lavoro difensivo, intanto pallone ai limiti dell'area di rigore, passaggio arretrato
per Ciampa, la sfera arretrata al portiere. Di nuovo in azione ed ecco Sein. Attenzione, c'è, perde palla la squadra della Welcome United, interviene il portiere che in effetti blocca. Il sinistro, pallone oltre il centrocampo. Ancora in azione la squadra della Welcome United, palla che termina al portiere Soricelli. E intanto sfera oltre il centrocampo, ricordiamo il portiere Oluguem che blocca, pallone per Catania. Ok, in azione, attenzione un attimo, pallone in area di rigore da parte della squadra, sfera che viene ribattuta, palla fuori, rimessa laterale. E se ne incarica in questo caso Besana, palla in area di rigore, sfera che viene ribattuta, di nuovo in azione, il Molinara recupera palla. 0-0 il risultato, ricordo, per chi si stesse collegando in questo momento. Ancora il Molinara in gioco, davvero bella partita, ritmi veloci, recupera molto bene Dallad. La sfera sul laterale destro, si cerca una finta, Sein. Ed ecco, sì, Catania. Il sinistro della sua terra, pallone fermato, di nuovo in azione, la sfera giunge a Uluguem che blocca. Palla sul versante destro, in azione adesso la palla in profondità, palla che viene fermata, la sfera in difesa, 0-0 risultato tra Molinara e Welcome United. La palla all'indietro per Soricelli, sera che termina fuori, si ferma il gioco intanto, 0-0 risulta laterale. Si continua a giocare, pallone che viene fermato da centrocampo, di nuovo in gioco la squadra, lancia in profondità, pallone che viene bloccato, c'è un tackle, sfera che ancora in gioco, la Welcome United, pallone sul laterale destro, si avvia in area di rigore la Welcome, un cross, tiro cross in area di rigore, palla bloccata dal portiere Soricelli che blocca. Lancio in profondità, palla che viene formata, ancora il Molinara in azione, c'è un tacco, palla bloccata, ancora in azione, pallone sul laterale sinistro, Sein, la sfera per Dallad, sfera raso terra. Intercettato il pallone, ancora c'è una cavalcatinata di rigore, Welcome United che potrebbe passare in vantaggio, attenzione, vicino al gol, sì, la Welcome United stava per passare in vantaggio, vicino al gol, sì, grande l'iniziativa. Welcome United di nuovo in azione, si riparte da centrocampo,
Pallone per il tiro cross di Catania. Le sue intenzioni sono state buone, eccolo le immagini. Catania 0-0 intanto il risultato, si riparte da fondo area con la Welcome United che davvero stava per passare in vantaggio. Diciamo l'azione più concreta è stata proprio questa in questi ultimi minuti di gioco, dove intanto pallone a centrocampo e la volta del Molinara che attacca, pallone in area di rigore, fermato il pallone da De Angelis. Catania, pallone nella sua terra, si punta a centrocampo, si muove la squadra verso il laterale destro. Besana nelle immagini. Il Molinara spazza il pallone via. È la volta di Ciampa che controlla molto bene il pallone a centrocampo. Sfera di nuovo per Sein. Si gira il pallone. Colpo di testa arretrato. Di nuovo in azione il Molinara, attenzione che cerca la fuga verso l'area di rigore, viene intercettato, la palla giunge a pegno per l'arbitro e posizione irregolare per l'arbitro, ricordiamo, è della sezione di Avellino. Per gestire, per arbitrare questo match giustamente ci voleva un arbitro neutrale. Intanto Dall'Ad, pallone per Besana nelle immagini. Ancora in azione la palla per Catania. Sein, passaggio arretrato. In azione ancora la squadra della. In gioco ancora la squadra della Welcome United. Ciampa, Besana. Nelle immagini fanno girare il pallone i calciatori della Welcome United e intanto preferiscono poi passare, arretrare il passaggio a Uluguem. Ricordo il risultato per chi si stesse collegando in questo momento: 0-0 tra Molinara e Welcome United, uno scontro diretto tra quarta e seconda classificata e un girone molto, vede in prima posizione il Real San Nicola. Intanto in azione Sein, Molinara in gioco, pallone a sua terra, ci si avvia verso l'area di rigore. Passaggio arretrato. Pallone in profondità. C'è una giocata tecnica. Ben preparata in difesa la squadra della Welcome. L'arbitro della sezione di Avellino sostiene che appunto è rimessa laterale per la squadra della Welcome United, che in questo momento con De Angelis si impegna a battere questa rimessa laterale. Rimessa laterale, batte Catania. C'è un fallo, punizione. Intanto attenzione, c'è un po' di c'è un fallo, insomma, alla fine tutto termina con nella regolarità. Io ringrazio per chi si stesse collegando in questo momento, un match che sta avendo i suoi riscontri anche sotto l'aspetto della visibilità. Intanto vediamo cosa succede. Punizione a favore del Molinara. In questo momento se ne incarica da centrocampo la squadra rosso-blu. Il destro, pallone in area di rigore, vediamo cosa succede. Ottimo intervento di testa, bravissimo il calciatore della Welcome United. Si tratta di Besana e intanto avanza l'attacco con... C'è la fuga di Sissé, pallone a centrocampo per Dall'Ab, ma interviene poi alla volta di Pegno.
La palla sul laterale sinistro, sfera troppo lunga. Molinara che va vicino al gol. Presente comunque il pubblico, ormai i campi sportivi sono aperti, hanno l'accesso al pubblico con l'aumento della percentuale fino al 75%. Intanto si continua a mettere gioco non ancora, però diciamo è previsto l'ampliamento praticamente fino al 75% del pubblico. In questo caso ci troviamo insomma in un pubblico ancora al di sotto del 50%, però che assiste con attenzione alla gara. Intanto la Welcome United in azione, pallone nei limiti dell'area di rigore, pallone sulla laterale destro, il sinistro, sfera ribattuta. Pallone per Sain, il cross in area di rigore, pallone che viene fermato ancora a Catania nelle immagini. Catania molto bravo a gestire il pallone sulla laterale sinistro, palla che alla fine termina fuori. Si riparte dalla messa laterale mentre l'arbitro mi pare che vada un po' sulle panchine a stabilire, a dare delle direttive. Quindi io ringrazio tutti gli utenti che in questo momento si stanno collegando. Ricordo il risultato 0-0 tra Welcome United e Molinara, e quindi in effetti diciamo che in questo momento il risultato è questo. Diciamo l'unica azione degna di nota è risultata quella della Welcome United. È una partita molto combattuta comunque tra le squadre, e quindi diciamo è molto diciamo, difficile riuscire a segnare. Le due squadre sono forti sia a centrocampo che in difesa. E quindi hanno possibilità di poter contrastare il gioco sia in entrambi i casi. Intanto vediamo che l'arbitro cerca di suggerire ai calciatori di essere calmi in campo. Vediamo adesso cosa succede. L'arbitro fa ripartire il gioco. Pallone in profondità, sarà fermata da Sain, colpo di testa. La palla termina a Ciampa, bravo Ciampa in questo caso, ecco nelle immagini, primo piano per lui, Ciampa, autore di questo intervento difensivo su Pisano. Intanto c'è anche qui in difesa De Angelis, come potete vedere Catania è sulla sinistra, De Angelis al centro, anche Ciampa e sulla lateral destro c'è Besana. Vediamo un attimo adesso l'iniziativa rosso-blu, in cosa consiste. Vediamo il Molinara in azione in questo momento. Il Molinara cerca di attaccare, pallone in avanti in area di rigore. Besana spazza il pallone fuori dall'area di rigore. Ricordo il tempo è nuvoloso, senza pioggia e senza neve. Intanto pallone ai limiti. Pegno si gira il sinistro, sfera ribattuta da Besana. Il rossoblù in gioco e c'è un fallo. Punizione. Punizione a favore del Molinara. L'arbitro fischia la punizione. Intanto si riparte da una rimessa laterale. In gioco. Palla fuori. In iniziativa di attenzione, palla a terra, c'è un fallo, punizione. Ancora ci prova la squadra con Dallab in azione. Dallab punta la porta, la finta, la sfera viene ribattuta. Ancora il Molinara in azione, c'è un intervento difensivo in gioco, la squadra del Molinara in azione. La palla per Pegno, palla fuori. Catania nelle immagini. Pallone in profondità, ancora Catania in azione. La sua girata molto bravo. Catania. Pallone in verticale, il colpo di testa, la sfera limite dal rigore, occasione per la squadra della Welcome United che si lancia in avanti con Touré. Besana, per questo caso c'è un disguido tra calciatori,
Ed ecco Savu. Savu nelle immagini. Pallone verso il centrocampo. I biancazzurri si promuovono in questa iniziativa. Il palleggio, molto bravo. Passaggio arretrato per Catania. Si gestisce molto bene il gioco. Poi pallone arretrato per De Angelis. Preferisce un diagonale. Ancora in azione. Il tunnel, molto bravo in questo caso Di Grazia. Nel gioco tecnico i rossoblù spazzano il pallone via, rimessa laterale, di nuovo in azione, ancora in azione i rossoblù, poi l'arbitro fischia che la palla sia uscita fuori dal rettangolo di gioco, rimessa laterale a favore della squadra della Welcome United. Besana sul pallone, il lancio in avanti, si continua a mettere in gioco con Touré, ma secondo l'arbitro la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco. Molinara in azione, Molinara in azione, vediamo cosa succede. Pallone a centrocampo, intanto la partita è ferma in questo momento a centrocampo, c'è una punizione, vediamo cosa succede. La dinamica di gioco, il lancio in profondità deviato da De Angelis, ecco nel primo piano per lui nelle immagini De Angelis, rimessa laterale per il Molinara, se ne incarica appunto Addabbo nelle immagini. Intanto l'arbitro richiama l'attenzione del calciatore. Rimessa laterale a Dabbo. Siamo nell'area di rigore. Sfera ribattuta a Catania. Molto bravo. L'esterno sinistro. Il lancio in verticale. Passaggio arretrato. Attenzione, c'è la fuga in area di rigore. Il portiere si difende con il piede. Spazza il pallone via. Welcome United che cerca di poter essere incisiva. Ancora il rosso blu in azione, quindi Pisano sposta il gioco ai limiti, c'è un contrasto tra due calciatori, per l'arbitro giustamente è tutto regolare, giocatore a terra del Molinara, ma intanto si continua a giocare, pallone in profondità, c'è la fuga in area di rigore di Giata, palla che viene ribattuta 0-0, ricordo il risultato per chi si stesse collegando in questo momento, intanto rimessa laterale. L'arbitro richiama l'attenzione dei calciatori in campo, vediamo cosa succede. Rimessa laterale, se ne incarica Di Grazia. Di Grazia nelle immagini, viene riconsegnata la sfera al portiere Soricelli. Soricelli per il Molinara nelle immagini, primo piano per lui, vediamo Soricelli, vediamo cosa succede. Soricelli lancia il pallone, supera la linea mediana. Palla intercettata dai calciatori della Welcome United. Catania nelle immagini. Catania, vediamo cosa succede in questo caso. La palla viene persa, recuperata da De Angelis, che gestisce molto bene il pallone. Passaggio arretrato al portiere, il suo sinistro. Veloce e rapido. Catania. La finta, il tunnel. Pallone ai limiti dell'area di rigore. Palla in area di rigore, bravo Besana. Palla bloccata. Catania. Welcome United che 0-0 il risultato, ricordo perché si stesse collegando in questo momento. Pallone per Catania, di nuovo in gioco la squadra di casa che avanza, cerca di essere determinante. Pallone al capitano. L'1-2. La triangolazione, sfera fermata, ottimo lavoro. Poi è la volta di Pisano, viene intercettato da De Angelis. De Angelis, ottima partita con Catania,
in difesa davvero riescono a fermare i calciatori del Molinara, ancora in azione però il Molinara che caparbio ma trova Ciampa, bravissimo, primo piano per lui, Ciampa nelle immagini sta disputando un'ottima gara, 0-0 il risultato, ricordo. In un girone che vede in quarta posizione la Welcome United, seconda posizione il Molinara, prima posizione il Real San Nicola e poi abbiamo il Pagoveano in terza posizione. Di nuovo in azione, palla che termina fuori, rimessa laterale. Secondo l'arbitro c'è un fallo, punizione. Attenzione adesso a questo fallo. C'è una barriera che viene costituita prima dell'area di rigore. Rimessa, punizione. L'interno destro interviene Uruguem che blocca e lancia la squadra in avanti. C'è la possibilità di scattare il contropiede. Pallone che però viene fermato. In azione poi Pescheta. I rossoblù ci provano. C'è un fallo, punizione. 0-0 il risultato. Mentre man mano il tempo passa e ci avviamo verso le conclusioni. Quando mancano probabilmente 5 minuti, vediamo se l'arbitro tiene presente anche i 5 minuti. Ecco, vediamo punizione per il rossoblù. È già, quindi è completo, quindi 5 minuti mancano alla fine. Intanto il pallone in area di rigore, ottima esecuzione, pallone, però l'arbitro ha fischiato la punizione. Tiro di Cetola, ma l'arbitro ha fischiato la punizione. 0-0 il risultato tra la squadra della Welcome United e la compagine. Del Molinara. Si riparte con fondo area. Riparte con un fondo area. Pallone rasa terra. Ciampa. Palla fuori. Borrillo. Savu. Pallone arretrato. Il lancio in area di rigore, blocca il portiere Ologuem nelle immagini, Catania. Catania che avanza, il sinistro da sotterra, palla a centrocampo, smista molto bene dall'AD, ancora Catania, la triangolazione con, poi la palla viene recuperata dal Molinara a centrocampo, c'è Pegno, palla per Borrillo. La Welcome United tende ad essere sempre determinante. Ottima esecuzione di Dallad. Bravissimo. Palla a centrocampo. La palla ribattuta. 0-0 il risultato. Ricordo per chi smette di vedere in questo momento. Pallone bloccato. Intanto ci avviamo verso la fine. Un punto è buono anche sia in entrambi i casi. Le due squadre stanno giocando davvero una bella gara. Intanto Catania, pallone per Ciampa, Ciampa in azione, sfera per Besana, guarda in profondità il suo lancio, fa da torre, l'attacco azzurro, ma la palla viene recuperata dai rossoblù, ottimo intervento da parte di Catania, fallo su Sein, per l'arbitro è punizione, batte Catania. Dall'AD batte questa punizione, il destro raso terra, la sfera verso l'area di rigore, il tiro finale
Palla ribattuta dai rossoblu, ancora Dallad cerca la triangolazione con Sain, gira Besana il pallone, l'interno destro, il cross in area di rigore, opportunità per la Welcome United, interviene e blocca Soricelli vicino al gol, la Welcome United. Intanto pallone a centrocampo, fallo, punizione. Pallone per pallone ai limiti. Pisano, il tiro finale e il Molinara passa in vantaggio, mi sembra con Cetola. Cetola su un'azione davvero, diciamo che è giunta in un momento inopportuno, diciamo, questa iniziativa sembrava che non ci dovesse essere un'azione del genere e quindi il Molinara passa in vantaggio. Si riparte da centrocampo, vediamo cosa succede. Pallone per Dallad. Rossoblu in azione. Pallone in verticale in area di rigore. Ed è il 2-0 rete di Pegno. Quindi davvero la squadra stava giocando bene della Welcome United, in forma, c'è stato questo momento un po' di disattenzione, quindi alla fine sono venuti due gol che probabilmente potevano essere evitati. Poi dobbiamo rivedere le immagini, sempre qui collegate alla pagina telesport.neim. Si riparte da centrocampo. Attenzione l'arbitro, vediamo. Ecco, fischia l'inizio della battuta. Di nuovo pallone in area di rigore. Blocca il portiere Soricelli. C'è un contrasto con Sissé. Rossoblu in azione. Dallad, sinistro per Sain, sarà che termina fuori. Se ne conto l'arbitro è punizione, opportunità per la Welcome United di poter accorciare le distanze. Sul pallone Catania. Taglia nelle immagini il suo sinistro in area di rigore, palla ribattuta, ancora Catania in gioco, poi la volta del Molinara che si allunga nello spazio, preferisce spostare l'asse del gioco sul laterale sinistro, in movimento la squadra ma non penetra in area di rigore, Dallad ferma tutto e la volta della Welcome United, un tiro che però c'è stato a quanto pare un fallo, vediamo cosa decide l'arbitro in questo caso, decide per una rimessa laterale, se ne incarica a Dabbo per il Molinara. Di nuovo in azione la Welcome con Sain.
Pallone in profondità, opportunità per la Welcome United di poter accorciare distanze. E la volta di Sissé. Sissé vicino al gol. La Welcome United. Passaggio arretrato. Di nuovo Dallad. Sain. Spera che termina fuori. Pallone in out ed è corner. Dalla bandierina di Grazia, poi se ne incarica Catania. Catania nelle immagini. Vediamo la dinamica di gioco in questo caso. Cross, tiro cross, attenzione, potrebbe accorciare distanze la Welcome United. Poi alla fine c'è un fallo. No, l'arbitro fa continuare. Vediamo, giocatore a terra, l'arbitro però ferma il gioco. 0-0, ricordo il risultato. Intanto altri due calciatori sono a terra della Welcome United. Si richiede l'intervento dell'assistenza infermieristica. Ricordo questo scontro diretto 0-0, 2-0 risultato a favore del Molinara. Ricordo che questo scontro diretto nella provincia di Benevento tra Welcome United e Molinara fondamentale per il vertice della classifica, dove vede in prima posizione il Real San Nicola, secondo, e poi abbiamo anche il Pago Veiano nel vertice della classifica. Intanto si ferma il gioco, si ricomincia con una punizione o una rimessa arbitrale. Vediamo cosa decide l'arbitro. Vediamo cosa decide l'arbitro in questo caso. Rimessa laterale, che la palla viene riconsegnata alla squadra ospite. Sorricelli del Molinara si avvia a lanciare il pallone verso il centrocampo. Pallone che supera la linea mediana. Ottimo intervento di Besana, che ha giocato un'ottima gara. E la volta di De Angelis, c'è un contrasto con Di Grazia. Ancora Di Grazia. Molinara in azione. Pallonetto in area di rigore. Ottimo intervento di De Angelis. Siamo in area di rigore della Welcome United. Catania. Perdono palla i calciatori, rimessa laterale a favore del Molinara, 2-0 il risultato a favore di rossoblù. Intanto batte in questo caso la squadra si fa viva di nuovo in area di rigore, ma senza produrre effetti sperati. La palla termina fuori, rimessa laterale per la Welcome United, intervento rossoblù, rimessa laterale sempre a favore della Welcome United. Intanto c'è un fallo, l'arbitro richiama l'attenzione dei calciatori. Punizione a favore del Molinara. Il lancio in area di rigore, colpo di testa Molinara che va di nuovo vicino al gol. La sfera è terminata sul fondo.
Quando infatti stiamo arrivando al 45esimo minuto, oramai è finito il primo tempo, all'arbitro mancano poco meno di 2 minuti alla fine del primo tempo, poi vedremo il secondo tempo come sarà, come si evolverà. Intanto Welcome United vicino al gol, attenzione, ci prova, tiro finale, vicino al gol la squadra della Welcome United, ancora Besana. La rovesciata finale termina nelle braccia di Soricelli. La compagine di Mister Martone ha avuto in questo caso la possibilità di poter andare in rete di nuovo. Pallone oltre la linea mediana. Bravo l'intervento di Besana. Il dribbling di Dallad, pallone che termina però fuori, rimessa laterale. Il lancio in avanti oltre il centrocampo, De Angelis. Pallone in out. Ecco Catania. Poi è la volta di Dallad che sposta il gioco di nuovo in azione Besana. In gioco di nuovo la squadra della Welcome United e secondo l'arbitro è posizione irregolare contestata dai calciatori. Finisce il primo tempo 2-0 a favore del Molinara e adesso vedremo il secondo tempo. Grazie all'attenzione alla pagina telesport.name, invito tutti gli utenti a ricollegarsi.